oggi al Consiglio regionale in Abruzzo per firmare un accordo di reti europee, ma cosa cambia per l'emittenza locale? Beh, ci sarà una capacità dopo questa firma di avere un approccio più sinergico per i cittadini alle questioni europee, dunque di avere una capacità di conoscere o di sfruttare sinergie che ci possono essere nel territorio tra le varie istituzioni, le Camere di Commercio, l'Università, la Regione. Dunque laddove ci sono delle domande riguardanti l'Europa, laddove ci sono necessità di conoscenza riguardo l'Europa, questi centri possono aiutarsi tra di loro e dare un servizio ancora più rafforzato al cittadino. Filippo Lucci, il Consorzio Punto Europa, protagonista di questo accordo tra reti televisive, c'è l'Europa, c'è la Regione, ci sono le emittenti e le Camere di Commercio. Spieghi ai cittadini in maniera semplice cosa cambia per loro, cosa cambia per le reti televisive. Ecco, ci sono tantissime opportunità, tantissime occasioni che arrivano dall'Europa, ma non i cittadini, i portatori di interessi, le istituzioni non li conoscono fino in fondo. Ecco, ci siamo messi insieme in una rete di reti europee che lavorano per l'Abruzzo e lavorano a contatto con le istituzioni europee per farle conoscere sempre di più e meglio, per condividere le migliori pratiche e per indirizzare bene le risorse. Oggi comunicare non vuol dire soltanto e solo informare i cittadini, ma sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, capacità di fare innovazione. Ecco, questo sforzo informativo va fatto anche e soprattutto dall'emittenza locale, dai soggetti che fanno informazione, facendo sì che l'Europa non sia un soggetto astratto, poco riconosciuto, poco credibile, ma che sia un'istituzione forte, vicina ai cittadini e sempre più concreta.